Ciao, io sono Ombretta e sono qui insieme a te per approfondire le tempere e gli acrilici. Lo faremo in maniera divertente, spero. Bene, cominciamo subito dal nome. Tempere, perché si chiamano così? Perché nascono dalla miscela, che significa appunto tempera, di un pigmento, che è una polvere colorata di natura minerale, con un legante, cioè con qualcosa che lega e rende liquida e stendibile questa miscela. Le tempere si differenziano proprio per il legante. Ci sono le tempere naturali e le tempere acriliche, dette più genericamente colori acrilici. Le tempere naturali a loro volta si differenziano in tanti tipi di tempere, a seconda di con cosa siano miscelati i vari pigmenti. Ci sono le tempere all'uovo che sì, sono miscelate proprio con l'uovo. Le tempere animali invece vengono miscelate appunto con colla di derivazione animale. Una colla di derivazione animale è una colla che proviene dall'ebollizione, debollizione della pelle e delle ossa degli animali. Starei dicendo tu, hai ragione, però pensa soltanto che nessun animale al giorno d'oggi viene ucciso per questo, ma sono tutti quanti scarti di produzioni di altre lavorazioni industriali degli animali. Pensiamo al mercato alimentare. Poi ci sono le tempere a caseina, sono quelle che vengono miscelate proprio con il latte. Ci sono le tempere all'amido, che sono quelle che vengono miscelate con gli amidi, e tutte queste miscele vengono fatte solubilizzando sia i pigmenti che il legante con dell'acqua. La tempera infatti è un colore solubile in acqua e gli strumenti che usi per stendere la tempera possono facilmente essere puliti con acqua e sapone. Differente cosa è per l'acrilico. L'acrilico è sì del pigmento, ma unito appunto ad una resina. Una resina che rende stabile ed insolubile il colore. E anche questa è una tempera, però una volta asciutto il colore non viene proprio più via, a meno che non lo tratti con solventi molto molto pesanti come l'acetone, l'alcol e il diluente nitro, che proprio sciolgono la patina plastica che ha creato l'acrilico. Infatti l'acrilico è la cugina moderna della tempera. La tempera è una tecnica antichissima usata in epoca bizantina. Guarda questa Madonna, la Vergine di Vladimir, ha circa 900 anni e io la trovo abbastanza in buona salute. Così anche la Vergine dell'Incoronazione della Vergine di Giotto, diciamo che gode ancora di una buona e splendida salute grazie alla stabilità di questo colore magnifico che è la tempera. La tempera, un colore così semplice da preparare e così stabile nel tempo. 1700 anni, le fanno un baffo ragazzi, perché è un colore che una volta asciutto raggiunge una stabilità direi durevole nel tempo. Può essere stesa sul legno debitamente preparato con stucco, su tavoletta telata, già vendute pronte per l'utilizzo. Altro supporto per la tempera acrilica è la carta. In commercio si trovano album appositamente studiati per questa tecnica. E anche su tela ben tirata. Tantissimi pennelli possono essere usati per stendere la tempera e gli acrilici, e i pennelli sono i medesimi. Puoi usare pennelli in setola naturale di bue morbidi per lasciare una striata di colore liscia e omogenea. Puoi usare pennelli in setola naturale di bue ispidi. Puoi usare dei pennelli in martora sintetica che danno un film pittorico molto sottile e coprente. Puoi usare i nuovissimi pennelli al silicone che riescono anche a graffiare il colore dando degli effetti materici stupendi della superficie. Puoi usare anche le spatole che lasciano invece una materia più ricca sul tuo supporto e quindi movimentare molto bene quelle che sono le pieghe del colore. Ovviamente puoi usare a piacimento pennelli a sezione piatta o a sezione tonda, a seconda degli spazi che vuoi dipingere. Gli spazi all'interno di un'opera d'arte si chiamano campiture di colore. La differenza tra tempera e tempera acrilica è il fatto che l'una è solubile in acqua sempre. Se prendete un quadro, un dipinto, dipinto appunto a tempera, e lo sottoponete a una forte umidità, quello si rovinerà molto velocemente e il colore si solubilizzerà, cioè si scioglierà. La tempera acrilica invece forma un film, uno strato plastico che è impermeabile e che è molto meno soggetto
al deterioramento, specialmente da quello che è dettato dall'umidità e dall'arrivo repentino di acqua sulla pellicola pittorica. Diciamo che resiste molto di più. Non sottovalutare mai queste tecniche, perché anche con queste tecniche antiche possono essere fatti degli elaborati molto molto moderni. Alcuni potrei vederli sul tuo libro, altri te li faccio vedere io. Sono due cosette che ho fatto recentemente ad acrilico. Un simpaticissimo murales all'interno di una scuola in cui insegno, guarda qua che bel pulmino pieno di colori, eh? Questa invece è una stupenda vespa fatta in 4x48 su tela. Ora ti faccio vedere come conservare al meglio i tuoi tubetti e i tuoi barattoli di tempera. Dopo aver usato i tubetti, pulisci bene la ghiera, chiudi bene il tappino e quindi spremi fino in fondo il tubetto, lasciando il colore concentrato verso la fine del tubetto. La differenza con gli acrilici è che gli acrilici vengono venduti anche in barattolo e i barattoli si essiccano alla velocità della luce. Ti dico come, in maniera furba, conservarli a lungo. Prendi un pezzettino di pellicola trasparente e adagiala sullo strato finale del tuo colore. Sigilla bene il colore e chiudi bene il barattolo. Una volta chiuso il barattolo con la pellicola di cellophane messa proprio sulla superficie del colore, vedrai che anche il colore nel barattolo più grande ti durerà veramente veramente tanto. Se invece il vostro acrilico è conservato in tubetto di gomma, fate così: aprite il tubetto, battetelo verticalmente in modo da far scivolare il colore verso il fondo, quindi cominciate a schiacciare dal fondo verso l'esterno fino a quando non vedrete apparire il colore lì dove c'è la ghiera. A questo punto chiudete la ghiera, spremete bene bene il colore verso l'alto, fermando poi il tutto con una pinza salva freschezza, e questo farà sì che il vostro colore rimanga perfetto a lungo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali.